Ciao ragazze, sono consapevole di non essere una forma smagliante, infatti sono mezzo addormentata e ho i capelli un pochino così perché avendoli lavati ieri, però non mi sono venuti perfettamente ricci, cioè morbidi, sono morbidissimi, questo è vero, infatti mi piace davvero tanto lo shampoo della L'Oreal che sto utilizzando adesso, veramente buono rispetto, non lo so, sono stata davvero un periodo, ho utilizzato sempre l'Herba Essence e cioè da una parte mi piacevano come prodotti, ma lo shampoo ultimamente non è che mi dava tutte quelle grandi soddisfazioni che non si può aspettare da uno shampoo. E quindi niente, però siccome mai avevo fatto la scorta di shampoo, volevo un attimo finirli. E poi la mamma ha comprato un altro shampoo che è celeste, adesso ce l'ho in bagno, magari faccio un altro video, ora neanche posso andare là, lascio la telecamera così. E anche perché non la fa con la telecamera, la fa con la webcam, quindi come già sapete ormai, questa postazione ormai quando sono qui faccio video con la webcam, quando sono girata un po' più in qua faccio video con la telecamera, ormai lo sapete sempre, questa è la mia postazione. E quindi magari farò un video di pochi secondi dove insomma vi dirò vi parlo dello shampoo. Allora, questo è un video che volevo fare da circa una settimana. Però non lo so come mai YouTube, che voce, non mi sento, cioè sono stanchissima, scusatemi, ma davvero. E quindi YouTube non mi faceva caricare video, cioè mi veniva sempre la scritta connessione con i puntini. E aspettavo 5-10 minuti e alla fine ho detto sai che non lo fa. Passata avanti, ogni giorno provavo sempre a vedere se funzionava YouTube e niente. Quindi l'ho fatto con la fotocamera. Una fotocamera questa qui ora, vabbè, senza la schedina, però comunque è una fotocamera, infatti non c'è la memory card. È della Canon, faccio anche la foto, ma senza memory card non la registra. Che carina, meno male che non le registra. E niente, una fotocamera normale, ma c'è l'accessorio, tra virgolette, del macro, solo che vabbè, non è che mette a fuoco come una telecamera, quindi alla fine. Non lo so, non mi piaceva e poi i minuti, cioè devo fare tanti video, cioè fare un pezzo di video, metto sul computer perché non c'è tantissima memoria, per i video occupano tantissima memoria. E quindi niente, bando alle ciance, insomma andiamo avanti perché sto prolungando e io mi sembro una morta che parla, non so come mai. Ah, tanto per la cronaca, il ciuffo è liscio come era stato, insomma, previsto con la brasiliana e non è liscissimo, cioè è liscissimo, questo sì è vero, ma quando lo fonate, cioè quando vi asciugate i capelli, abbiate l'accortezza di prendere il phon e, insomma, fare tipo così, cioè passarlo sopra i capelli perché io l'ho fatta a testa in giù con il diffusore, perché uso il diffusore perché sennò diventa un gesto così, e quindi con quello lì, insomma, viene sempre liscio, ma viene ancora meglio, vi assicuro, con il phon e la spazzola. E quindi niente, questo video perché volevo mostrarvi una mia creazione, visto che ormai ho fatto, insomma, sempre video dove facevo make-up, tutorial, trucco, 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 trucco. Ho voluto cimentarmi in una cosa che non è di mia, insomma, nella mia aspettativa, appunto, se state pensando, quello che penso io avete ragione, ovvero una nail art. Se non pensavate una nail art, magari pensavate che ne sono un disegno, no, perché sono negata per il disegno così, ma non disegno benissimo. Allora, io ho fatto tre nail art, purtroppo, cioè, non l'ho fatto sulle mie mani. Ma perché mi sono ricordata di avere delle unghie finte di quando sono andata a Torino in gita, quindi dell'anno scorso, che le avevo comprate in un centro commerciale. E appunto le unghie finte sono così, ma sono davvero grandi, sono troppo grandi per me e cioè devo dire sono enormi, non so se notate, ma sono davvero grandi. Rispetto alla mia unghia sono troppo grandi, c'è anche la lima però.
sarò lì un mio per volta. Poi la colla non è un granché, e quindi cioè, perché buttarle via? Ho trovato un uso, un'unghia blu, ho trovato un uso alternativo, quindi farò dei tutorial di nail art, non tutorial, insomma, se magari volete posso fare anche il tutorial, perché poi alla fine sono cose molto semplici, ve lo posso garantire. Aia. Sono cose semplicissime. Iniziamo da l'arte che mi ha soddisfatto di meno. Perché ero partita facendo una cosa, sono finita a fare un'altra. Poi magari vi spiego perché non ho usato smalti particolari, ho usato cose un po' diverse. La prima nail art che ho attaccata a questo cuoricino perché l'avevo fatta per San Valentino, era il 14, ho fatto anche i video sulle, dove dicevo anche abbinato questo fiorellino, questo cuore carino per San Valentino. E però poi non l'ho dovuto cancellare perché era venuta una. Questa nail art è una nail art, adesso ve la zoom, faccio vedere prima così, che ha principalmente uno smalto verde, che è il verde che ho comprato da poco, adesso non ce l'ho qui, ma comunque ve l'ho già fatto vedere quello che ho comprato da Douglas. È quindi una base verde, ovviamente è una base trasparente, una base verde, e ho fatto questa freccia, che come vedete non è bianca bianca, è una freccia a parte con dei glitterini, forse così si vedono, sulla punta si vede un po' luccicare, molto pearlescente. E è una French che ha delle sfumature verdi, perché ho messo uno smalto bianco e appunto sotto ho creato questo, con la base diciamo verde, ho creato delle sfumature verdi. Ora vabbè. Non è un granché perché è più carina senza questo diciamo scusate, questa decorazione nera. Però, e infatti anche in fondo è carina la decorazione nera. Infatti ero partita a fare la decorazione nera solo in basso, però poi ho detto non si rilega con niente, non è abbinata a niente questo nero. Quindi facciamo una riga. Me l'avevo usata un attimo più spessa e quindi ho detto farla troppo spessa è brutta, facciamo un angolino. Insomma, alla fine è venuto questo coso qui. E vabbè, questo non mi ha soddisfatto per niente. E quella che mi ha soddisfatto davvero tantissimo e mi piace davvero tanto, lascio per l'ultima. Se siete curiosi, mi guardate tutto il video, vi sorbite i miei minuti. La seconda è appunto una French molto particolare, molto carina, molto semplice. E che questa, diciamo. L'ho attaccata una penna questa perché non c'avevo altri bastoncini. Questa è una nail art che si può fare, diciamo, sull'anulare, mentre su quell'altro fare una French bianca e magari con questa decorazione, questa diciamo un'altra French nera, si potrebbe fare magari questa decorazione con questa crocetta, con questi trattini. Magari sarebbe carina farla solamente sull'anulare, perché comunque su tutte le dita forse mi sembrava troppo forte. Qui ovviamente una base rosata, French bianca e come nero, dopo vi spiego cosa ho utilizzato così tutto insieme, perché tanto alla fine ho usato solamente questo. L'ultima e la più bella, secondo me, si è staccata bene, è stata questa. Questa fatta con una base viola, un viola che si può giudicare un viola abbastanza caldo, con i brillantini, cioè è satinato, non è opaco. Ho fatto una French nera con smalto nero. Ho applicato questi brillantini con appunto smalti da Nail Art della Laila. E poi ho fatto questa specie di stellina, fiorellino in basso a sinistra, che è anche carina, di più secondo me farla in basso a destra, no, a sinistra l'ho fatta a destra, ma secondo me è più carina farla a sinistra. Ora per gusti uno va per quello che vuole. Allora, si è staccato, vi spiego un attimino come ho realizzato queste due decorazioni, perché quell'altra no, queste due decorazioni nere. Allora, non l'ho fatta con lo smalto nero perché io purtroppo non ho uno smalto nero da French, ma sembrerà strano, ma ho utilizzato un eyeliner. Già. Quando uno non ha le cose, cerca di cercare degli altri vincoli per arrivare a quel determinato scopo.
Questo liner purtroppo non lo uso più perché il pennellino si è un pochino, si è diventato molliccio e non mi piace, poi mi arriva troppo spesso e poi è un pochino vecchiotto. E però, cioè, come funziona ancora? E l'ho provato su un'unghia, ora me ne prendo una, appunto mi prendo quella blu che sto facendo delle prove, non so che stavo facendo, appunto questa qua. Che è anche carina perché sembra una sfumatura alla fine, però non mi piace. E alla fine, insomma, funziona come diga. Vi faccio vedere on the road che funziona. Anzi, vi faccio. Non vedo niente. Come vedete, posso fare una French nera. Posso fare, che ne so, una X. Non so, posso fare delle decorazioni che, non avendo un pennellino per nail art, magari non avendo uno smalto per nail art, questo è un uso alternativo. Tra l'altro potreste usare anche dei glitter, quelli che usate per gli occhi, magari tipo quelli come si chiamano quelli lì? Della Rivel, quelli che dicevano che sono andati, che contenevano metalli pesanti. Io non penso che sulle unghie facciano male i brillantini sullo smalto, quindi magari per non buttarli via, sono sempre costati, vabbè, 99 centesimi, costano sempre soldi. Per non buttarli via, perché tipo a me dispiace, potreste usarli come uso alternativo. Poi niente, ragazze, oggi ho truccato una mia amica. E sono andata a casa sua, quindi insomma è stata una cosa molto improvvisata, cioè è stato un trucco molto lì per lì, molto veloce, fatto in 10 minuti e il risultato era carino. E purtroppo, come sapete, non si possono mettere le foto nella webcam, quindi farò un ulteriore video dopo aver caricato le foto, perché adesso la macchina fotografica è scarica, quindi male male le metterò domani. Dopo aver sto pensando una cosa, niente, ma domani. Ah no, oddio, niente. Dopo aver caricato le foto, vi faccio un video, magari di, che ne so, di un minuto o magari 40 secondi, dove dove metto le sue foto e magari se vi interessa, posso anche scrivere come ho realizzato il trucco, anche se non me lo ricordo perché l'ho fatto molto veloce, cioè molto lì per lì, io le cose le faccio spontanee. Così, a costo dei colori, se vengono bene, sistemo lì per lì. Quindi, magari vi metto solamente le foto e poi, se volete, cerco di ricordare come ho fatto a fare quel tutorial. Quindi, niente, ho fatto un tutorial completo, quindi partendo dalla base fino ad arrivare al blush. Quindi, la base, ovviamente, siccome io ero da lei, non avevo le mie cose necessarie, cioè, usavo le sue cose, mettevo un pochino, cioè, non a mio agio, perché io uso i miei pennelli, le mie cose, quindi so come sono. Usando le sue cose, ho preferito far fare a lei la sua bella base con cui si trova sempre ogni giorno, perché comunque la fa da sola. Io uso fototinta liquida, ad esempio, lei usa quello compatto in polvere della Kiko, quella usavo io che non mi piace, invece si trova benissimo. E quindi, insomma, ho preferito in questo modo. Poi vabbè, lei si è usato il correttore per fare la base. E dopodiché ho cominciato il trucco. Finito il trucco, ho messo il mascara e ho messo il blush e rossetto. Ho finito qui, niente di particolare, però a mio piacere, a mio parere, è stato molto molto carino, molto improvvisato lì per lì, alla fine è venuto molto carino. E poi la richiesta che mi avevano fatto, truccherò la mia amica, questo è sicuro. Quando verrà da me, purtroppo quel domani non è possibile, questo sabato, quindi domani non sarà possibile perché è impegnata e il sabato prossimo non è possibile, quindi andiamo a fra 2-3 settimane. Mi dispiace, ma purtroppo conviene da me solamente il sabato e quindi prenderemo una giornata dopo scuola, la struccherò e vediamo un po' di fare questo video. Speriamo venga bene, perché comunque così. Vi saluto e buonanotte e scusatemi la mia espressione, ma sono veramente stanca, adesso mi fiondo a letto perché non ne posso davvero più. Vi mando un bacione grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, perché non saluto mai nessuno. Ciao!